Il bradisismo che ci in qualche maniera ci fornisce questo tipo di sismicità. Tutte le volte che il suolo si solleva, e il suolo si sta sollevando ai Campi Flegrei dal 2005 in maniera continua, abbiamo anche, diciamo, la risposta fragile alla deformazione da parte delle rocce e quindi la generazione di terremoti. Quindi, fino a che il suolo continuerà a sollevarsi, noi purtroppo continueremo a registrare terremoti sotto forma di sciami sismici o di eventi singoli, ma i terremoti ci saranno fino a che continuerà il sollevamento. E veniamo invece all'isola d'Ischia. L'altra settimana, un fenomeno forse curioso per dove si è localizzato, questi due eventi, uno susseguente all'altro, una distanza di circa 3 o 4 giorni, al largo di Montevico, all'Acqua Amena, ad una profondità di 2 chilometri, stiamo parlando di magnitudo al di sotto del 2, quindi 1,7, 1,9, insomma, un posto particolarmente curioso, o erano già note altre attività in quella zona? Allora, guardi, c'è da dire che per fortuna, soprattutto degli abitanti dell'isola, ma di tutti noi, la sismicità di Ischia non è una sismicità estremamente sviluppata. Si registrano terremoti con una frequenza di accadimento che, contrariamente a quello che succede ai Campi Flegrei, ma ancora di più quello che succede al Vesuvio, dove noi abbiamo la maggiore generazione di microterremoti nelle intere aree vulcaniche napoletane, a Ischia noi, se facciamo un conto di quanti terremoti abbiamo registrato a partire, per esempio, dal 21 agosto del 2017, abbiamo registrato 28 terremoti. Sono pochi. Per fortuna, mi rendo conto. E fra questi 28 terremoti, naturalmente, è incluso anche l'evento di magnitudo 4 della sera del 21 agosto. Che cosa voglio dire con questo? Beh, voglio dire che se la mancanza di terremoti in una certa area è sicuramente benefica per chi non li deve subire, per chi non li deve sentire, per chi quindi non si spaventa perché c'è un accadimento continuo, però è anche vero che questo in qualche modo non ci permette di acquisire una serie di informazioni.